sesta edizione di MiVeg. Ma come nasce? Diciamo che per noi è il Festival Vegan, è un contenitore in cui inseriamo tutta una serie di contenuti per noi importanti. Quindi sono soprattutto i workshop e le conferenze, l'aspetto centrale di MiVeg insieme agli animali, sia quelli che ancora sono imprigionati nelle gigantesche catene di smontaggio delle industrie della carne, sia i pochissimi che riescono a salvarsi e che sono ospiti dei santuari di Vita da Cani Onlus, Porci Comodi, oppure della rete dei santuari di animali liberi. Questi sono i veri protagonisti del festival. Il food, che è buonissimo, ma è solo uno strumento per far vedere che la scelta vegana non è una scelta di rinuncia, ma che siamo tutti felici, possiamo mangiare bene, stare tutti bene e condividere insieme questo pianeta che non è solo nostro, ma anche di tante altre forme di vita. Quindi chi verrà a trovarvi oggi e domani cosa potrà assistere? Allora, un ricchissimo programma di conferenze nella sala grande. Tra poco inizierà la conferenza, che non è proprio una conferenza ma una tavola rotonda sull'antispecismo e sulle pratiche antispeciste, quindi i santuari per animali liberi, la liberazione animale e l'azione diretta. Qui, oggi pomeriggio. In area workshop ci sono dei workshop di cucina, tra cui uno di cucina crudista, insieme allo chef Edoardo Ferrante e Felice Sguazzi. E poi tanti altri appuntamenti. Stasera alle 21.30, importantissimo, anteprima italiana di The End of Meat. Film stupendo che ci dà una visione di come sarà il mondo dopo la fine dell'industria della carne. Concentratevi sul vostro respiro. L'economia al contrario, perché gli animali che per secoli di domesticazione hanno lavorato per gli umani non devono più fare nulla, si riposano e sono gli umani a dover lavorare per loro e anche tanto, tutti i giorni, giorno dopo giorno, col solo di non annoiarvi troppo, spero. Di solito non sono io che leggo le mie poesie. Siamo innamorati del vento, andiamo pazzi per la pioggia. I nostri occhi si bagnano all'alba e si asciugano al tramonto, soltanto quando il daino riesce finalmente a scappare. Sorridiamo anche timide al silenzio, allo severo sguardo della civetta. La nostra fissazione ci spinge a credere che nessun'altra via è percorribile, se non quella della rugiada, posata sulla corteccia del rovere, sferzato da aria inebriante. Il pericolo che trasmettiamo al di là della cella, l'urlo che trasciniamo dentro di noi spinge il corpo ad affrontare il buio. Le nostre tenebre non hanno pareti, cinghie, sbarre, non hanno reticolati, ci manca il respiro. Ogni volta che la nostra esagerazione viene schernita, imprigionata, le nostre mani stringono un accenno di solitudine, sì, ma sono i nostri piedi che percorrono instancabili orme già scavate, impronte di altri disperati. Fossili di terra, forme incontrollate a continuare il sentiero. I luoghi comuni hanno il vivo terrore della nostra infinita e incomprensibile mania. E come dargli torto? Scaviamo a fondo fino a farli crollare. Ci hanno chiamato delinquenti, estremisti, sognatori e inconcludenti. Ci hanno chiamato ribelli, banditi, reietti, ma siamo solo dei folli e la nostra follia si chiama libertà.
che si può veramente vivere in modo tranquillo, senza farci mancare nulla, cosa che penso sempre. Non badare a noi stessi, quindi la cosa è andata insieme, ha preso un percorso che è importante per noi stessi. Io mi voglio occupare anche di alimentazione sana, quindi nel mio ristorante, ma soprattutto nella mia vita privata e per i miei clienti, io non uso zuccheri raffinati, farine integrali, tutto ciò che non fa bene alla salute, non fa bene alla terra. Uso prodotti di stagione, ragazzi, questo è importante. Quando vado a fare la spesa guardo bene gli ingredienti. Se il terzo ingrediente io non lo conosco, non lo compro. Non comprate roba, per favore, malsana. Veramente importante. Il mese scorso di nuovo al TG1 un allevamento di maiali. Alcuni di voi avranno visto il video di questi maiali uccisi a martellate in un allevamento fornitore del prosciutto di Parma. Questa edizione del TG1 è stata vista da 5 milioni e mezzo di persone. E indovina chi viene a cena, un altro programma con cui collaboriamo spesso, che per chi non l'ha visto, un programma di approfondimento e di indagine molto interessante che segue la scia di Report. E quindi anche qua abbiamo parlato di uova, un'altra volta abbiamo dato immagini dall'industria del latte e dal foie gras, abbiamo collaborato più volte. Diciamo, comunque siamo riusciti a far vedere le immagini dello sfruttamento degli animali nei principali canali televisivi, passando da Striscia la Notizia fino a Sky, TG regionali, eccetera. Quindi diciamo che abbiamo cercato di spezzare quel muro che ci distanziava da quello che è l'italiano medio che vive in casa e guarda la televisione. Questo è un giornalista, si chiama Ian Birrell, e scrive per il Daily Mail, qui è con noi in un allevamento di maiali qua in Lombardia, e ha fatto un servizio che ha creato un grandissimo scandalo in Inghilterra sull'allevamento di maiali per il prosciutto di Parma. E qua è con noi anche il nostro Kiwi dell'associazione, e diciamo ha dato una grande voce a ciò che accade agli animali. Questo è uno dei tanti giornalisti che abbiamo portato negli allevamenti, perché sono interessati, c'è un interesse anche a conoscere e far vedere. Qua siamo, si vedono solo delle ombre, però siamo io e un altro attivista dell'associazione con una troupe di France 2, che è una delle più importanti, delle due più importanti televisioni francesi. Ha fatto uno speciale in un programma che si chiama Envoyé Spécial, che è il Report francese, uno speciale di 20 minuti sul prosciutto di Parma. Abbiamo portato la troupe all'interno di un allevamento e molto interessante in realtà la parte di interviste che la troupe ha fatto poi a allevatori, veterinari, ASL e anche al consorzio del prosciutto di Parma. Diciamo che è uscito un quadro veramente interessante su ciò che accade agli animali e cosa avviene anche dietro le quinte nei controlli, che erano assolutamente guidati e finti, quindi fatti per la troupe, se ne sono accorti anche loro. E quindi diciamo collaboriamo in più modi per cercare di far emergere il problema. Ovvio che poi un servizio televisivo di 20 secondi non puoi far uscire tutto quello che vorresti. E magari anche il servizio non rappresenta al 100% quello che vuoi, ma far uscire immagini di questo tipo comunque su TG nazionali per noi è un modo per veramente iniziare a discutere e far parlare della problematica. Qui vi ho buttato alcuni numeri comunque di persone che hanno visto le nostre indagini, le nostre immagini in TV negli ultimi anni, quindi si va dai 13 ai 15. Nel 2018 siamo solamente a ottobre e sono già più di 12 milioni di persone che hanno visto programmi TV con le nostre indagini, e tramite i social network, con diciamo le analisi che si può fare tramite Facebook soprattutto, c'è una media di 20 milioni di persone raggiunte con i post. Poi non vuol dire, per chi si occupa un attimo di social media, che abbiano veramente letto quei post, però hai raggiunto nelle bacheche 20 milioni di persone con alcune immagini e alcune forme di comunicazione riguardo agli animali. Quindi diciamo che il nostro lavoro è quello proprio. Delle volte ci paragoniamo a una nave rompighiaccio che va in Antartide, è quella che deve spezzare per prima il ghiaccio, deve arrivare a creare un'apertura, una frattura per far entrare un messaggio in ogni modo. E noi continuiamo, siamo lì anno dopo anno a cercare di creare questa frattura
e portare, far entrare gli animali nelle case delle persone, gli animali, quelli farm animals, gli animali da reddito, che in Italia hanno questo nome terribile perché sono animali da qualcosa quando sono semplicemente animali e basta, è quello che vorremmo che fossero. Ma volevo raccontarvi anche due parole su questo, è il perché e cosa abbiamo ottenuto in parte, ma anche sul come vengono fatte, come distinguiamo alcuni tipi di indagini, perché poi molte persone ci... Sa essere umano, molto più umano di te.